Benvenuti a Mostri, il podcast mentale per chi usa la ragione per ucciderli, i mostri. Il podcast che vuole ispirare attraverso storie di sport e di vita le persone che intendono utilizzare al meglio la propria mente. Come dice Goya, il sonno della ragione genera mostri. Io invece voglio svegliare la ragione per ucciderli. E quindi parlerò con delle persone, ti racconterò storie, farò parlare le persone dei loro aneddoti, delle loro convinzioni, delle loro idee per poterti ispirare. Questo è un podcast per chi vuole usare la mente per funzionare al meglio. In un periodo in cui tutti parlano di crisi, io ti parlo di soluzioni. Questo è Mostri. Io sono Gabriele Colombo. E nella puntata di oggi ti porto da Matteo Pennati a parlare di ciclismo. Bentornati a Mostri. Io sono Gabriele e ho come ospite, finalmente dico perché è un po' che non intervistavo un ciclista e un ciclista giovane. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti. Matteo Pennati, ciclista under 23 del team Mazzola, team, sì. Team Mazzola under 23, giovane ciclista, ciclismo su strada, poi sì. io poi ne parlavamo fuori onda, ho parlato anche con altri ciclisti, ma di mountain bike e di altri sport, tu invece sei su strada e dico finalmente torno a parlare di ciclismo perché sta per cominciare la stagione quella importante tua. Come ti stai approcciando a livello mentale alle prime gare, alle prime pre-gara soprattutto, alle prime cose prime sensazioni che cominciano a girare nello stomaco prima delle gare? Ma devo dire che rispetto agli altri anni, quest'anno sto già più gestendo la cosa, insomma. Gli altri anni era già un po' più una... La vivevo male, cioè quasi ti logorava il giorno prima. Però non è mai stata quella cosa che ti logora, però ti dice no, non la voglio più fare, anzi, in inverno, per esempio, quando sei fermi, un po' ti manca quella sensazione lì. Quindi adesso, ovvio, la tensione c'è sempre, perché alla fine, come rubo un po' una tua citazione che hai detto in un post, che la pressione alla fine è un privilegio, insomma. E allora... Yeah. Da lì, diciamo, a furia di un lavoro che ho fatto, la pressione la sento, però non che ti logora, ma anzi che ti dà un po' di carica, insomma. Sì, tra l'altro questa cosa qua della pressione è incredibile, perché sai, come hai appena detto te, per chi sta ad un livello alto non puoi non averla. Cioè devi averla per forza, deve diventare un divertimento. Mentre invece, soprattutto nel tuo sport, è difficile fare tutta quella fase in cui non vedi le gare. Ed è abbastanza lunga, almeno 3-4 mesi sicuramente, credo. Sì, calcola che l'ultima gara la facciamo metà ottobre e poi dopo fino alla prima di marzo non corriamo. Okay. Quel periodo di tanti lunghi, tante fatiche, magari rulli, magari palestra, tu come lo vivi? Cioè, quali sono le emozioni che nella tua testa girano in quel momento lì? Ma diciamo che dopo l'ultima gara, di solito, faccio sempre un mese proprio di tranquillità, insomma, proprio che non tocco la bicicletta, non seguo tabelle alimentari, proprio sono libero. E vai dopo tabelle alimentari, io essendo che sono allergico a una mera di robe, alla fine i dolci, quelle cose non le posso mangiare che sono allergico, quindi non è che faccio chissà che cosa. Però più che altro quel mese lì a livello mentale è molto utile, perché dopo parti ancora con più voglia di allenarti, di seguire la tabella, e quindi all'inizio stagione c'è sempre un po' quella voglia di fare, insomma. L'inverno, ovvio, andare in bicicletta in inverno è una cosa un po' devastante, soprattutto questo inverno. Devo dire che ha fatto molto freddo, nel senso, eravamo partiti bene e c'era un bel clima così, poi dopo ha fatto davvero un freddo
tanto freddo, e lì più che altro subentra la testa, perché metti esci alla dopo 10 minuti e se c'è tipo a 0 gradi, 1 grado, così capita che magari rischi di andare un po' fuori di testa, però dopo alla fine faccio quello che mi piace e quindi dopo riesco a ingranare bene la marcia. Proprio sul tema di quello che ti piace, qual è l'elemento della perché sai, vedere uno che fa 100, 200, 300, no adesso 300 no, però un tot di chilometri e poi dice a me piace fare tanta fatica, può sembrare strano, ma cosa della fatica ti appaga tendenzialmente? Cosa ti rende soddisfatto della la fatica? Ma diciamo alla fine è un po' il mio modo di nel senso, io se faccio questo sport qua io sto bene, sono felice con me stesso e sono felice io proprio personalmente dentro. Poi dopo alla fine è molto la fame che hai del risultato, la grinta che vuoi avere e quindi diciamo è proprio un modo di essere, insomma. Dopo io diciamo un po' il vizio di fare magari quel di più, insomma, magari fare quella ripetuta in più, oppure fare quel minuto in più, ma perché proprio è proprio per la voglia che si ha di far bene, insomma. Quindi è un po' un misto di grinta, ma nello stesso tempo è un po' un modo di essere, insomma. Io adesso in questo periodo sta uscendo alcuni lavori che ho scritto, delle cose che ho fatto, e ho lavorato tanto nell'ultimo periodo sugli opposti, cioè quanto magari far fatica possa essere poi fonte di raggiungimento del sogno. Mentre stai facendo fatica, mentre stai correndo, ti stai allenando, eccetera, ti capita a volte di voler mollare, o invece il tuo sogno, la tua voglia di arrivare, la tua voglia del risultato è una guida forte? Ma te lo dico anche perché poi nella vita succede anche a me, anche se non faccio sport, di avere a volte dei momenti in cui dicevo mollo tutto e lascio andare. Quanto il sogno che vuoi raggiungere ti sta guidando in questo momento? Ma diciamo che è tanta la motivazione, perché è ovvio, il fisico quando lo porti al limite lui in automatico ti dice no, cala, 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 invece di la testa che deve dire no, vai, accelera, accelera, accelera. Quindi fa molto la testa. Diciamo che nei brutti momenti, cioè soprattutto quando le cose non vanno male, lì che devi dare il massimo, insomma. Quanto lavoro mentale hai fatto negli ultimi anni e quanto ti ha aiutato a crescere, soprattutto in questa fase in cui tu stai cercando di, se non ho capito male come funziona il mondo del ciclismo attuale, il tuo sport, fino all'Under 23 tu continui, puoi continuare a provare a entrare nel livello elite e poi dopo hai il passaggio al professionismo. Sì, sì. Quanto lavoro mentale su di te stai facendo e quanto pensi che ti stia aiutando? Visto che hai detto più volte, giustamente, ed è uno dei motivi per cui sei qua a chiacchierare con me, proprio perché è importante parlare di questo, mi chiedevo quanto lavoro stai facendo e quanto ti sta migliorando. Ma allora, diciamo che io fino a un anno fa non facevo niente di lavoro mentale. E da un annetto fa ho iniziato a fare dei lavori mentali con il nostro mental coach della squadra e devo dire che ho notato dei miglioramenti. Infatti da quando vado, diciamo, sono cambiato da una parte e dall'altra proprio. E diciamo che, vabbè, una cosa principale è proprio l'approccio alla gara, nel senso che una volta magari arrivavo in gara ed ero già agitatissimo, cioè dico Dio adesso. Invece adesso sono molto più tranquillo, cioè anche di battiti, io parto con 70 battiti proprio tranquillo, invece una volta partivo su a 110 già di battito. Eri già stanco prima di iniziare. Prima di iniziare. E quindi già sono un po' più tranquillo, insomma. E poi dopo abbiamo più che altro molto lavorato sull'autostima, perché appunto è uno dei miei punti non perfetti era per l'autostima, perché io tendo un po' a sottovalutarmi così, e ci stiamo lavorando, quindi
sto trovando dei riscontri positivi in questo percorso, perché alla fine è un percorso quello che stiamo facendo. Ma sai, nel club dell'autostima ci siamo in tanti. Io credo che dopo il Fight Club bisognerebbe aprire il club dell'autostima, dove tutti quelli con poca autostima si trovano la mattina e si danno delle pacche sulle spalle. Sarebbe una cosa. Ti capita ma proprio a questo livello, proprio perché poi, come spesso succede nel Fight Club, di quando si va a lavorare con il mental coach, nessuno ne parla mai, perché come dallo psicologo si tende un po' a evitare di parlarne. Ma invece ti capita, visto che la tua squadra l'ha messa a disposizione, e mi sembra un'ottima cosa, vi capita magari di parlarne anche tra compagni di squadra, di queste cose che magari succedono col mental coach, o col psicologo, o con chi ti aiuta? Sì, poi dopo al ritiro quest'anno è arrivato anche a trovarci e abbiamo fatto una seduta tutti assieme e lì abbiamo scoperto delle cose di noi che secondo me ci hanno molto amalgamato come gruppo, insomma. Quindi sì, ci capita molto. Poi dopo alla fine il ciclismo è visto un po' come lo sport singolo, però in realtà c'è anche molta squadra dietro, soprattutto nello strada. Perché a parte le strategie che bisogna fare, tutto, però alla fine come gruppo noi ci dobbiamo aiutare, insomma. Quindi se uno è in difficoltà, tutti noi dobbiamo, è nostro dovere aiutarlo, insomma. Qual è il livello di gruppo che ti aiuta di più in squadra? Cioè, qual è l'elemento ma emotivo di sostegno che senti dai compagni che nelle gare ti ha aiutato di più? Questa è una mia curiosità personale perché, appunto, dall'esterno il ciclismo per tutti è uno sport individuale, ma dall'interno invece ha un grandissimo valore la squadra. Quali sono gli Sì. elementi che ti aiutano di più dai tuoi compagni, di quello che fanno loro o quello che fai te per loro? Non so. Ma diciamo proprio questo fatto che di essere più come un gruppo, insomma, quindi se uno ha bisogno di una mano, in automatico c'è un'altra persona che dà l'altra mano. Perché alla fine, diciamo, noi quando corriamo partiamo in 185-200 corridori e comunque dentro è una gabbia di animali proprio, cioè c'è proprio gente che proprio vuole, cioè, piuttosto muore pur di, cioè, non molla proprio un attimo. E Sì, sai, lo so. quando sei da solo in un gruppo di lupi, ovvio, ti risulta più difficile. Invece se sei assieme ad altre persone, comunque ti senti più protetto, insomma, più a tuo agio. E quindi soprattutto in situazioni dove c'è tanto stress, insomma. Certo, no, è interessante questa cosa del branco di lupi perché, sai, il ciclismo viene visto un po' come uno sport dove non c'è contatto, non c'è, invece da dentro il gruppo ci si mena abbastanza. Sì, c'è molto contatto, soprattutto nelle gare su strada, è molto sgomitate. Poi dopo, diciamo, nel gruppo degli under è un po' un gruppo un po' particolare, insomma. Soprattutto le prime gare della stagione c'è tanto nonnismo, perché comunque, per esempio, quest'anno il più vecchio del gruppo è del 98-97, il più piccolo è del 2004. E quindi è ovvio che ti ritrovi il bestione già formato e tutto contro il ragazzino che comunque ha appena iniziato, e comunque devo dire che ha tanti ragazzini che sono nel primo anno, comunque vanno già molto, molto forte. Quindi è proprio il livello del ciclismo si è proprio alzato tantissimo. Ti faccio questa domanda perché mentre parlavi mi veniva in mente. Ovviamente il tuo sogno è quello di fare il passaggio a livello successivo e far diventare il ciclismo il tuo lavoro. Non te lo chiedo neanche, lo do per scontato. Ma mi chiedevo quali sono gli elementi mentali, fisici, scegli te o tutte e due, che pensi che dovrai aggiungere una volta raggiunto questo obiettivo? Cioè, lo step under 23, professionismo. Sì. Quali sono gli elementi che secondo te un ciclista, e quindi tu, deve aggiungere quando arriva lì? Ma diciamo che vabbè, sicuramente le gambe, perché ovvio lì alla fine conta tutto la testa, ok, però alla fine sono le gambe quelle che contano.
E secondo me uno quando passa professionista, diciamo, si apre un nuovo capitolo, insomma, perché comunque tante persone arrivano professionista e dopo scompaiono subito, e quindi è un po' quello. Invece l'obiettivo è quello di passare e fare tanti anni fatti bene, insomma, quindi bisogna. Io dico sempre, io ho ancora tanta pasta da mangiare. Mi piace dire così, quindi bisogna seguire molto il flow del ciclismo, insomma, nel senso il risultato non arriva, non è che se sai che sei sulla strada giusta di continuare ad allenarti e di seguire il tuo metodo e prima o poi i risultati arrivano in un modo o nell'altro, continuando a provarci e soprattutto nelle situazioni difficili di non mollare, ma anzi aggiungere quel dente in più e di tenere stretti i denti. Anche perché, tra l'altro, come dire, quando poi arrivi nel professionismo le vittorie sono molto meno. Cioè, già in Andrea 23 le vittorie non sono tantissime, perché comunque cercando di vincere. Come gestisci tu la sconfitta, proprio nella tua mente? Come la gestisci la sconfitta, che poi magari vuol dire arrivare secondo, ma come può voler dire arrivare staccato? Cioè, quella gara che dici, ok, questa non è andata come mi aspettavo. Come la gestisci? Allora, il primo momento è dura, nel senso, il primo momento a me viene quasi voglia di isolarmi, insomma, nel senso, cerco di non parlo molto, non voglio vedere nessuno il giorno dopo. È un po' una cosa un po' difficile da accettare. Però dopo, diciamo, il giorno dopo che ti vai ad allenare, comunque c'è sempre quella fiamma che c'è dentro che ti fa andare ad allenarti e di migliorare ancora di più. Infatti, alla fine penso che nella vita dello sportivo, del ciclista in generale, deve avere una grande, grande passione in quello che fa, perché alla fine sono più le delusioni che le vittorie, insomma, perché alla fine. Purtroppo non si può vincere tutte le domeniche, purtroppo capita la domenica no, e può capitare anche ci sono più domeniche consecutive che non vanno bene, e lì c'è il rischio di demotivarsi, di magari rallentare un attimo, invece è lì che bisogna proprio tirare fuori la grinta e di continuare col percorso che stai facendo. E di riprovare sempre, 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 che prima o poi sicuramente la ruota gira in qualche modo, insomma. La ruota proprio anche come metafora del tuo sport Metafora proprio gira sempre, letteralmente. quella gira sempre come girano altre cose quando non si vince, ma bisogna saperlo gestire ed è la forza poi del tornare, diciamo, ad un livello alto. Rispetto al livello di quest'anno, quali sono le tue? Non ti chiedo le aspettative perché so benissimo che sai che non aiutano mai, ma mettiamola così, gli obiettivi. Anche il piccolo sogno, magari il periodo in cui vuoi essere più in forma e su cui stai puntando per la stagione che sta cominciando adesso. Sì, ma allora noi come squadra puntiamo molto l'ultima parte di stagione, perché noi diciamo il nostro obiettivo è quello di attaccare un po' quando gli altri sono morti, insomma, perché adesso inizio anno tanti si sono allenati proprio per la prima gara proprio, quindi facevano ore e ore e ore. Problema che iniziare subito troppo c'è il rischio che dopo ti bruci. Infatti tanti segnano tutto subito, però dopo non sanno che dopo ci sono altri 8 mesi, 9 di gara. E quindi noi attacchiamo quel momento lì. Noi dovremo avere due picchi di forma, e uno lo avremo a maggio e uno fine stagione, quindi agosto-settembre. Quindi noi sappiamo che dobbiamo arrivare pronti per quel periodo lì. Quindi stiamo molto puntando su quel periodo lì. Qua, ti faccio questa domanda perché mi capita ovviamente lavorando con dei ciclisti di parlarne spesso. Come gestisci quel momento in cui, cioè, un ciclista, tu non fai eccezioni, vuole sempre andare al top, cioè non vuole mai andare piano, perché sennò non farebbe questo lavoro. Quando invece sei costretto dai carichi di lavoro e dalla tabella a
ad andare piano, perché ovviamente non ce la puoi fare a tenere un certo livello. Come la gestisci a livello mentale ed emotivo? Cioè, quando ci provi ma le gambe non vanno, cosa ti aiuta a dire ok, sono sulla strada giusta? Diciamo che allora nel giorno in cui non vai proprio perché non è proprio fisicamente, se in allenamento dici ok, nel senso sai che il lavoro che stai facendo, hai avuto nel senso il tuo corpo sta ancora un po' stanco, così quindi sei più tranquillo. Se succede in gara, ovvio, è già più una mazzata e subito non riesci a concepire che magari è perché il tuo corpo è così. E quindi all'inizio vai un po' giù, insomma. L'importante appunto è prendere la lezione e cercare di metterla in pratica più avanti. Poi dopo, invece, nell'andare piano proprio come giorno di scarico, è il giorno più brutto quello alla fine. Perché allora è bello perché ti riposi, ma mentre vai in bici è già più... Cioè mi pesa di più fare l'ora e mezza di andare a piano che fare 5 ore da solo, paradossalmente, proprio. Guarda, stavo parlando con un corridore a piedi poco tempo fa e appunto gli diceva che tutti sono capaci di correre forte, quelli bravi riescono anche ad andare piano, perché a volte serve andare piano, e questo è un tema mentale anche per me molto importante, perché serve a volte anche rallentare invece i pensieri, che è una metafora importante. Tu come riposi la mente? Quali sono le piccole tecniche che hai trovato per riposare la mente quando sei appunto nei giorni di riposo? Diciamo che cerco sempre, appunto, perché adesso, vabbè, col ciclismo il giorno d'oggi abbiamo tutti i nostri valori da seguire, la zona 1, la zona 2, così. Quando su scarico che c'è scritto zona 1, quell'ora lì pesa, perché comunque non passa più, perché comunque vai a piano, devi tenere quei valori, così. Però da un lato pensi che sicuramente fa parte di quello che stai facendo e che è molto importante, perché alla fine... una cosa è difficile andare forte, ma ancora più difficile andare a piano, perché comunque se devi tenere la zona 2 però vai in zona 3 non stai facendo l'allenamento correttamente. Quindi infatti per tanti preparatori che parlano a volte mi dicono che è più difficile insegnare ad andare a piano che andare forte, perché alla fine tutti sono bravi a dare gas, è proprio il momento che quando devi rallentare che è un po' difficile, insomma. Sì, tra l'altro appunto mi chiedevo proprio, la curiosità era quali pensieri ci sono nella tua testa, cioè se dentro la tua testa dici adesso vado, oppure hai la tranquillità anche di fermarli un po' i pensieri in quel momento lì, cioè c'è un momento in cui dici ok, riesco a fermarli, che ne so, concentrandoti sul respiro, sulle gambe, su quali elementi ti concentri? Cerco più che altro sulle gambe, insomma, farli girare un po' più piano, il respiro, perché sai, alcune volte quando ti capita, metti che ti parte la vena, allora ti viene voglia di fare la menata, così. Però dopo inizi a dire no, aspetta, calmati, perché devi un attimo frenare un po' l'euforia, insomma, ecco. Non è semplice. Soprattutto se stai andando forte, soprattutto se è un periodo di picco di forma, o magari hai fatto una bella gara. Sì, nel senso, dopo ti viene in mente magari le scene della gara, e sale l'adrenalina, insomma. E cominci ad andare. Inizi ad andare. Ed è lì che no, aspetta, fermo, perché se no il giorno dopo non vai. Quindi... E questo è un elemento interessante, guarda, lo userò spesso anche per altri sport, perché appunto in tutti gli sport la fase in cui devi andare piano per qualsiasi atleta è la fase più difficile, mentre invece per i preparatori, per gli allenatori, per i mental coach, per gli psicologi, invece è la fase più importante, perché è quella dove impari a gestire le tue emozioni. Se dovessi dare un voto alla tua capacità attuale di gestire le emozioni, ma non tanto generale, però più magari rispetto al miglioramento che hai avuto nell'ultimo anno di lavoro col mental coach? Ma adesso direi un 7, 6 e mezzo, 7, ma solo perché gestisco più che altro la parte quella di stare più tranquillo, prima della gara, così.
no, non do voti più alti, appunto, che sto ancora lavorando un po' sull'autostima, così, perché anche qua ho ancora tanta pasta da mangiare, però sento che sto facendo dei miglioramenti ogni volta, insomma. Bene, sono contento che almeno, come dire, a chi, perché chi magari è un atleta che lavora con me, è facile dire stiamo lavorando bene perché ci si conosce. Fortunatamente ci sono anche altri atleti che confermano che l'utilizzo di strategie mentali possono portare a dei risultati migliori, ma soprattutto, come dici te, più che risultati migliori portano a una vita migliore, cioè stai meglio, ti diverti di più, magari Sì, più, cioè alla fine ritorna ad essere un divertimento. perché alla fine è un divertimento. Cioè, alla fine una persona, secondo me, se lo fa per i soldi o per altre cose, hanno ottimi risultati, perché è ovvio che se guardi la fatica e guardi anche i soldi, è ovvio che ti fanno smettere. E due, perché alla fine, se tu mentre vai provi ancora quella sensazione che hai da quando hai iniziato, vuol dire che sei messo bene, insomma. E quando inizi un po' a pesarti, che inizi un po' a dire, inizi a farti qualche domanda. Invece, se provi ancora passione, quella è la cosa importante. Quindi rimaniamo su questo tema, ci sentiremo quando la tua passione ti avrà portato al livello successivo, perché fin quando la segui, come dicevi te adesso, la passione, ti può solo far star bene. Eventualmente il livello successivo, se non sarai professionisti, sarà un livello successivo della tua crescita personale, che va bene uguale. Sì, sicuramente. Dopo io comunque sono uno che, anche se non raggiunge l'obiettivo, cioè io voglio raggiungere l'obiettivo, poi dopo, nel senso, mi trovo anche altri obiettivi, non è quello, però beh, adesso l'obiettivo principale è quello, e ho gli occhi per quello proprio. Quindi la classica fantastica ossessione, come diceva Kobe Bryant. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo tuo obiettivo. Grazie mille, viva il lupo. E ci sentiremo, ci vedremo. Tanto, come ti dicevo fuori onda, qualche volta a Tirano per amici comuni, Sì. ciclisti ci sono. E quindi un saluto, grazie Matteo, Grazie grazie mille. a te, buona giornata. Dopo la registrazione.